Buonasera a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Briga. Allora ragazzi, buonasera a tutti. Prima di cominciare devo salutare Francesco, carissimo Francesco del bar Piccolo Corso a Bari. Mi raccomando, scelto campagna. Andate a trovare Francesco a Bari, al bar, mi raccomando, a disposizione. Francesco, un grande saluto, un grande abbraccio a Francesco, mi raccomando. Sempre forza Milan però, Francesco, sempre forza Milan, ecco di un fatto. Allora ragazzi, che cosa vi devo dire stasera? Ci sono due novità dell'ultima ora, mo fazie per ultima ora. È stato esonerato con effetto immediato chi? Massimiliano Allegri, Max Allegri, calcetta stambetta, dopo quella sceneggiata abbastanza surreale nel post partita che abbiamo visto nel post partita di Juventus-Atalanta di Coppa Italia. È stata veramente quella sera lì, diciamo, come una pentola a pressione che è esplosa. Evidentemente il caro vecchio Max si era tenuto tutto dentro e poi alla fine proprio è esploso, perché diciamo ha dovuto sorbirsi critiche, aggiungerei anche giustamente, perché quest'anno insomma sicuramente il gioco della Juve ha lasciato a desiderare. Io nel post partita della finale insomma di Coppa Italia ho comunque voluto sottolineare il fatto che anche in una stagione negativa alla fine per la Juve come questa è riuscito comunque a portare a casa un trofeo, cosa tutt'altro che scontata, visto e considerato che noi spesso in annate simili alla fine non siamo riusciti a portare niente a casa. Invece lui, perlomeno, è riuscito a concentrarsi su quello che era l'unico obiettivo vero di portare a casa un trofeo, ed ci è riuscito. Quindi alla fine comunque sia ha sbagliato clamorosamente insomma quel giorno lì, anche se è chiaro che aveva sicuramente delle cose da dire, delle cose mi hanno detto l'altro giorno, delle cose hanno scritto di capetta, delle cose da dire, e le ha dette evidentemente andando un pochino oltre, soprattutto la sceneggiata insomma che c'è stata con il direttore di Tutto Sport. Non so a che cosa alludeva. Certo è che adesso la Juve l'ha licenziato e non sappiamo, l'ha esonerato, non sappiamo se alla fine se ci saranno poi dopo dei risvolti anche legati a quella che potrebbe essere magari anche un licenziamento per giusta causa, visto e considerato quello che c'è stato, anche la brutta figura anche per la società, perché voglio dire sicuramente la Juve non ci ha fatto una bella figura, e lui essendo l'allenatore della Juve chiaramente doveva avere un altro tipo di atteggiamento, però questo è. E quindi Allegri in questo momento qua finisce la sua storia insomma con la Juventus. Quel che invece ci riguarda è l'ultima voce, perché noi qua ogni giorno esce un allenatore, per noi ogni giorno è l'allenatore, è il giorno di Tizio, un altro giorno è il giorno di Sempronio, e oggi è uscito fuori il nome di Van Bommel, che in realtà ovviamente era già stato accostato al Milan, ma adesso sembra prendere quota Van Bommel come figura insomma per il Milan. E Wagné, ovviamente io se devo dire la mia preferisco Van Bommel a Fonseca, cioè ve la butto lì, però è chiaro che stiamo sempre parlando di non scommesse ma di più.
mi sembra l'ennesimo nome in queste situazioni. Noi ci siamo già passati in queste situazioni proprio per, come dire, placare un pochino una piazza in subbuglio. Viene dato in pasto un nome che ovviamente dal punto di vista sentimentale ti dà qualcosa, e quindi magari loro se la stanno giocando in questa maniera, ed è una cosa abbastanza è una paraculata questa qui, perché voglio dire, è il modo per uscirsene, per uscire da un impasse che si è venuto a creare, abbastanza complicato, abbastanza pericoloso. E sicuramente la cosa che va detta è che, altro che il Milan ha già scelto l'allenatore del Milan lo sanno già loro, ma non è venuto fuori perché per rispetto a Pioli o per rispetto alla per finire la stagione, tutte queste chiacchiere che ci hanno detto. No, non è così. La verità è che non c'era ancora un nome, non c'è ancora un nome ufficiale per il Milan. E non è normale che una società come il Milan non sappia ancora quale debba essere il nostro allenatore l'anno prossimo. È un qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Non sta né in cielo né in terra. È gravissimo. E dimostra che questa dirigenza non sappia fare il suo lavoro. Questo dimostra. Perché non è normale che ogni giorno esce fuori un nome e ogni giorno veniamo a sapere il giorno dopo che quel nome non è fattibile per un motivo qualsiasi. Ovviamente quasi sempre il motivo è economico. Quindi la cosa è ancora più grave, perché tante volte ci siamo detti che la maggior parte dei nomi che sono stati scartati o sono stati scartati per un problema economico, cioè che chi non vogliono pagare tanto un allenatore, o non vogliono pagare la clausola di un allenatore come nel caso di De Zerbi, ed è ancora più grave, oppure, cosa veramente incredibile e inguardabile, il motivo è legato al fatto che si cerca un allenatore comodo, che non sia un rompipalle, che non abbia grosse pretese, che sia uno yes man, che sia un aziendalista. Quindi ragazzi, la cosa è veramente disgustosa. Cioè, un allenatore non può essere scelto per queste caratteristiche. A me viene da ridere, ma qui c'è da piangere. Qui c'è da piangere, Wagni, qui c'è da piangere. Altro che il Milan, perché qualcuno mi scriveva sotto anche facendo dell'ironia, ma davvero sei così ingenuo da non capire che il Milan, l'allenatore l'ha già scelto? Ma quando mai? Ma quando mai? Che se non zappano manglor cremate in cena mangia a mezzade? Questa gente non sa domani a pranzo cosa deve mangiare. Altro che il Milan ha già scelto il proprio allenatore e non l'ha voluto dire per rispetto. Ma c'è rispetto e rispetto. Ma quale rispetto? Questi qua non sanno veramente de c'è morta namre. Questi non sanno di che morte morire. Altro che. Il bello è che noi qua tra poco dobbiamo anche fare mercato, dobbiamo subito cercare di fare mercato, dobbiamo fare mercato, Magni. Noi dobbiamo fare mercato, dobbiamo andare a prendere il centravanti, c'è da capire a centrocampo che tipo di giocatore serve, come dobbiamo giocare, se dobbiamo giocare con una difesa a tre, se dobbiamo giocare, se il nostro gioco sarà quello di andare a prendere l'avversario, di aggredire alti l'avversario, o se magari vogliamo cercare invece di abbassarci un po', di fare più densità a centrocampo, di stringere le linee. Cioè, noi non sappiamo nemmeno quale sarà la tipologia di calcio che dobbiamo fare, perché non sappiamo chi ci allenerà. Per dire, oggi negli ultimi giorni pare che Xavi non sarà più l'allenatore del Barcellona.
Quindi anche quello era un profilo interessante. Voglio dire, Xavi è stato uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio, è ovviamente uscito fuori dalla cantera del Barcellona, quindi stiamo parlando di un allenatore in grado di fare, cioè di proporre calcio. È un giocatore, un allenatore che preferisce fare calcio, che ha una proposta di gioco offensiva completamente diversa, ad esempio, da quella che potrebbe essere la proposta di gioco di un Conceição. Eppure noi siamo stati avvicinati sia a un profilo che a un altro. Siamo stati avvicinati a gente che è il contrario di un altro allenatore. Quindi capite bene che c'è una grossa confusione, una confusione totale. Altro che noi sappiamo già quale sarà, loro sanno quale sarà l'allenatore. Non lo sanno, non lo sanno. E alla fine, esattamente come vi dissi, andremo a prendere quello più semplice da prendere. La persona più semplice da portare a casa e che sicuramente non farà storie se ci sarà una cessione, se ci sarà questo, se ci sarà quest'altro. Ma ragazzi, ma così dove vogliamo andare, Wagner? Dove vogliamo andare così? Dove vogliamo andare? A me mi viene la febbre solo a panzè. Mi viene la febbre. Ragazzi, vi chiedo quindi di iscrivervi, di lasciare un like e soprattutto di guardarvi tutto il video, perché se uno guarda il video è inutile vedersi 4 minuti, 5 minuti, 6 minuti. Vi dovete vedere tutto il video. Guardatelo il video, perché altrimenti uno non sa come inizia e come finisce un discorso. Guardiamoci tutti i video e poi, ragazzi, come dice l'amico Luca, facciamo andare le pubblicità, perché ovviamente sono quelle che poi ci pagano. Se poi avete voglia di fare donazioni, c'è il tasto grazie, o meglio ancora PayPal per le donazioni. Ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon weekend. Ci sentiamo domani. Vi voglio bene, forza, lotta e vincerai. Non ti lasceremo mai. Ciao a tutti.